Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Oggi, se ci riusciamo, andiamo a fare un piatto secondo me molto delicato, però molto buono, saporito. Le cozze coi ceci con profumi di aromi. Mo, se Giorgina ci riesce stamattina, perché Giorgina stamattina si è accappottata, capito come? O se andò trovata? Volete sapere? Stava dentro l'armadio, io gli ho bussato e ho detto Giorgi, guarda che te devi svegliare. Vi ho detto tutto, ma fate un po' voi. Allora, buongiorno a tutti. Cozze, ceci, rosmarino, brodo di pesce, aglio, vino, basilico, peperoncino, sale e olio. Allora, adesso andiamo a mettere sempre, accendiamo il fuoco, andiamo a mettere sempre il nostro olio. Vi ricordate l'olio quello che ha la macchinetta là, quello. La macchinetta di Giorgina che per mettere l'olio ci dobbiamo stare 3 ore e mezza, però piano piano ci proviamo, Ah, vedi, si è velocizzato. Hai visto? Dovevi prenderci solo la mano. Ma vi è piaciuto il piatto di Giorgina ieri sera? Che spettacolo! Veloce. No, veloce, pratico, buono, per carità, mica era una presa in giro, Assolutamente. Va sempre rispettato il lavoro degli altri. Qualsiasi piatto si fa, che può essere bello, brutto, buono, a secondo i nostri gusti, il lavoro delle persone va sempre rispettato, specialmente quando ci si mette l'impegno. Questo è il mio pensiero, che non so nessuno, logicamente. Nel frattempo sei riuscito a mettere l'olio che ti Sì, serviva? mettiamo l'aglio senza camicia, vedete? Poi mettiamo il nostro peperoncino, il nostro amato peperoncino. Facciamo un po' imbrunire il tutto. Allora, andiamo a mettere le nostre cozze. Ah, senti come strotti, ha messo rumore, mi ingalluzzisce. Senti, senti. Giorgi, occhio che mostro un amorbino. Capito? Io già sono pronta a scappare. Se mi arriva. E mo diamo una sfumatina di vino. Giorgi, attenta, No, ma lontano, ma lontano. No, guarda, non ho fatto manco friccica. Sei Bravo. contenta? Sì. Ok. Sfumatina di vino. Dai! Sono cotte le cozze. Le andiamo a togliere. Vedete? Ci lasciamo il nostro sughetto. Adesso andiamo a togliere il nostro aglio. Yes. Andiamo a profumare nella stessa padella che abbiamo cotto le cozze, una fogliolina di basilico e un rametto di rosmarino. Facciamo un profumare, ma pochissimo, già il sapore già insaporito. Leviamo il nostro rametto e la nostra fogliolina di basilico e andiamo a mettere i nostri ceci, vi ricordate? Oh, vi ricordate i nostri ceci? E mo andiamo a cuocere i ceci. I ceci 2-3 minuti, non di più, giusto per aggiungiamo un po' di brodo di pesce, aggiungiamo un po' di sale, ma poco, 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 proprio a pioggerellina, ecco, basta. Andiamo ad aggiungere le nostre cozze, ok, e 2 minuti, alziamo il fuoco, 2 minuti e il piatto è pronto. Ecco qua, logicamente quando si forma una cremina, che un po' si ritira, si forma una cremina, spingiamo. Logicamente io ho fatto una porzioncina per farvi vedere il piatto, logicamente non sono queste porzioni, uno può fare è la porzione che gli pare, insomma, pure mezzo chilo, cioè non è un problema. Allora, adesso vediamo se riusciamo a fare un qualcosa di carino, carino, carino. Vediamo se ci riusciamo, Ma devono vedere o no? Sì, io può pure far vedere Quello che stai quello facendo? che sto facendo. Siccome brucia, mi sto bruciando le dita, però voglio far vedere. Voglio provare a fare una cosa di questo tipo qua. Andiamo a mettere un po' del nostro brodino.
Così. Aspetta, Giorgio, vediamo se Io aspetto, aspetto. anche questa qui sia un po' aperta. Che qui come tocchi zompa tutto. Aspetta che prendo un goccino d'olio a crudo. Vediamo. Ok, una grattatina di pepe e voilà, Posso farglielo il vedere? piatto è pronto. Sì, ho fatto questo. Eccolo qui. Spero che vi piace. È una cosa semplice perché avete visto che il piatto è semplice, però è buonissimo perché c'ha tutti i sapori c'ha il sapore della goccia, del prezzemolo, dei ceci. È buonissimo, secondo me. Facile, però buono. Allora, io vi ricordo stasera, non va a perdere, con Chef Giorgina, ci abbiamo la diretta alle 21. Facciamo un primo piatto, sempre lo sapete, facile, perché noi siamo facili, però interessante, con la spigola. E niente, io vi ringrazio, vi faccio un buon pranzo, vi do un bacio a tutti, dai!